Domenico Fuoco, brillante Domenico Fuoco, dicono tante cose. E sapete voi, Domenico Fuoco spacca pietre di San Pietro in fine. Per quanto tempo si sono fatti spaccare le pietre? Si sono fatti per una mese e pure io. Per quanti anni sono stato sergente degli eserciti? Lo sapete voi, io ero sergente. E quando vennero mandati qua, vennero mandati qui perché veniva trovato volontari per combattere, per rimettere Francescuccia alla seggia, come si diceva. Ma qua la cosa è non si accagnare. Perché sapete com'è, Francescuccia stava aperta. E tutti quanti correvano ad aiutare, chi dice che stai una pence? Bravo. Succede sempre così. E soprattutto, chi dice che stai aiutare più? Erano chi dice che tenevano i quadrini. La gente, chi dice che erano fatti sempre quello che gli parevano, quando erano nate, voi stavano a combattere. Stavano a combattere per la libertà, volevano la libertà, e non so che libertà volevano, la libertà di fregare la terra, la povera gente, a quella che era sempre fatiata. E se mangia sapore, ci hanno mandato pure buono, si hanno fregato la terra, i fanno i signori mille di prima, finché non arrivi con la banda però. E quando arrivi, basta una scoppettata alla campana, gli spariscono tutti quanti, come gli sorge quando vengono gli altri. Danno però, mi facevano scappare a me. Sono scappate, gli è cominciata la guerra. Prima che la Granch, poche chiavone, a sola, poche maccarone, povero che si arracanta, il povero ti ricordare a chi? Non mi ricordo neanche più quello che è successo. Alla fine mi sono messo da solo. 250 uomini, 250 uomini che è cominciata la guerra. Te ne arriva a rimettere Francescuccia alla seccia. Che sera? Ma la guerra, pure, te se magna a te, e te se magna pure il motivo per cui stai combattendo. Alla fine non ti ricordo neanche più perché l'avevo avanzata la guerra. La guerra può piacere solo a chi non l'ha fatta. A me la guerra non si è mangiata una frate, non si è mangiata una nipote, si è affavorita fama mamma. A una si è mangiata tutti gli uomini che teneva. Buon ci questa montagna, siamo rimasti cinque. Siamo rimasti cinque e tenevamo a stare con Marta, a con Manna, di chi sta a terra, perché noi a terra non ci fanno niente più. Io che sto a sentire quello che dice Nicandro Bucci, che tutti quanti chiamano Gombarone, isso per tutti chi stanno c'era fornito, e se quanti soldi si pagano. Ora però sta a fare a ciò che sia, a me non è che mi piace tanto, però tenga a sentire quello che dicesse. Ci hanno fatto fare un rapimento, stiamo qua in cima alla montagna e stiamo a aspettare esse. Ci siamo dati l'appuntamento oggi, però io non mi sono fatto trovare a 12 era esse. Sono mandato gli uomini, mi sono fatto venire qua. Si è fatto venire qua e come sono guardato in faccia sono capito che avessi da qualcosa in capo che non mi piace per niente. Gli parlava e si guardava in terra. Io domandavo la cosa e si reggerava, non rispondeva. Allora sono detto, tu ma sera ti stai qua in cima, ti stai qua in cima che me, perché tu a me non mi stai convinci. A domani, mente fresca, arriviamo a terra e vediamo quello che te ne va a fare. Una cosa buona però l'ha fatta.
E voi state a mangiare. Tanti giorni che staremo qua in cima alla montagna, arrivano a mangiare poco e niente. Oggi se ne mangiate buono. Ma si è fatto pure una pare un bicchiere di vino. Ma a me pare che il tuo bicchiere di vino mi è andato piuttosto in capo. Ma pare che mi sta venendo il sonno, anzi, mi sta venendo proprio il sonno. Comparò, ma sai che tu stavolta non sei fregato. Ma si è fregata e mi sono morto. Ma tu pare che non ci credi che non sono morto. Tu mi vedi ancora tutta la parte. Tu stai a casa, per stai a mangiare, guarda io ti piatti, vedo la faccia mia. La feccia alla finestra e mi vedi a me. Comunque no, tu te ne stai di sciocca. Io mi sono morto, ma si è ucciso tu, ma può essere che te lo ricordo. E che va da sera? Sotto il supporto, ovvio. Tu mi sei visto a me. Pare che io stavo loco, io mi sono morto. Ma sei ucciso tu, eppure tu mi sei visto. Te ne sei scappato. Tu te ne stai proprio di capo, tutto. Non stai in bagna più. Te sei addolorito. Te reggi tu alla piedi. Ma cosa però? Ti sei fatto i soldi. Ma sei fatto proprio male. Tu che tutti i soldi che ti sono dati e chi li che ti hanno dato per uccidere a me, te sei comprato tutta questa terra qua, tutta questa montagna e tutta la terra. Io oggi sono venuto a vedere la roba tua. Guarda attorno è tutta roba tua. Ma te ci hai dovuto portare qua in braccio qua in cima. Perché tu non ti reggi più all'ambiente. Tu sei una morte che cammina. E stai qua in cima, in botta vita l'aquila. Tu mi sai che l'albero non la sei vista mai. O se la sei vista, non era rossa come questa che stai vedendo. Si è sentito raccontare che a certe volte l'albero aggredisce la gente. E questa ce l'ha proprio che te. Vai contro di te. Ti sei detto in cuoglie, ti sei abbalancia in cuoglie. E quando ti sei abbalanciato in cuoglie, tu la vedi e vedi la faccia mia. Comparò. Fredde!